Le Danzanti nasce intorno al 2006-2007 all'Università di Salerno, dove io all'epoca stavo terminando i miei studi, però collaboravo anche con delle associazioni che si occupavano di progetti extradidattici per gli studenti e anche per le persone del territorio. E quindi avevo già iniziato come danzatrice a ballare, a lavorare con dei musicisti napoletani perché mi ero innamorata della danza popolare da appassionata di antropologia. Quindi, cominciando ad andare alle feste, avevo scoperto questo affascinante mondo della tradizione popolare e proposi a Musicateneo, l'associazione per cui lavoravo all'epoca all'università, di poter avviare un laboratorio di danze popolari con il desiderio di far conoscere e far ballare le persone che appartenevano al mio territorio. Mi ricordo la prima emozione è stata quella di poter mettere i piedi sulle tavole del teatro e danzare una tammorriata insieme poi all'emozione di vedere tante persone che avevano voglia di conoscere questo mondo e di imparare a danzare. Fin dal primo momento ho avuto il desiderio di dare un taglio diverso a questa esperienza, che poi era quella che mi spingeva continuamente alla curiosità, alla voglia di imparare da questo mondo pieno di aspetti affascinanti, non solo dal punto di vista culturale, ma proprio anche dal punto di vista gestuale. Ecco. Per me l'incontro con la danza popolare è stata innanzitutto la scoperta, oltre che delle radici, pur essendo io figlia di emigranti, quindi io partivo da una situazione anche più forte da una parte e forse più estranea per certi versi. Inizialmente, quindi da una parte c'era il bisogno di ritrovare delle radici che per quanto riguarda il mio linguaggio espressivo è avvenuto proprio attraverso la danza popolare, ma c'era anche il desiderio di conoscere tutto quello che c'era dietro alla gestualità, al movimento. E quindi Terre Danzanti nasce soprattutto come lavoro sulla espressività personale, sulla ricerca e sull'espressività personale di ognuno di noi. E ho avuto veramente l'opportunità di incontrare tante persone, tanti ragazzi, ma anche persone adulte, di vedere come ognuno a modo suo si emoziona. Emozionava e faceva propria la danza e poi la portava con sé per poter Non tanto saper ballare alle feste, ma potersi sentire parte di una festa popolare. Naturalmente l'attenzione di Terre Danzanti si è concentrata sulla tammorriata, sulla danza della nostra terra, la danza che continua ad affascinarmi, a darmi energia, La voglia di conoscere sempre più, anche di osservare come continuamente cambia il nostro mondo delle feste. il nostro mondo delle tradizioni. Questo l'ho portato anche Appunto come artista, come danzatrice, la voglia di fare mia e di trasmettere, di interpretare. Linguaggio contaminato della danza popolare. La contaminazione è ancora vista un po' in chiave demonizzata, no? Nell'ambito Degli addetti ai lavori, degli artisti, dei musicisti. In realtà, Io ho imparato a guardare alla contaminazione in un altro modo.
un po' come dicono i francesi, no? In Francia quando si parla di contaminazione legata soprattutto al mondo della musica si utilizza il termine création, che noi traduciamo come creazione, e quindi mi ha incuriosito guardare a tutto il mondo della danza e della musica popolare in cambiamento in una chiave di rinnovamento. Ovviamente rispettando le tradizioni, rispettando i codici, questo è quello che dico anche sempre agli allievi e alle persone che si avvicinano, ad un corso, ad un laboratorio. Nel mio piccolo, umilmente, cerco appunto di continuare a trasmettere, uno sguardo nuovo, e in particolare quello che poi, riguarda soprattutto la mia esperienza è, cercare di dare di aprire una porta, in più che è quella dell'antropologia della danza, che è un aspetto ancora non giustamente valorizzato e all'estero si sente parlare di più di antropologia della danza.